Allora, raga, allora siamo in attesa che apra Hobby. Siamo qui, Hobby, alla Grande Mela. Gli aggiornamenti sono tantissimi, o meglio, abbiamo deciso di dover allestire nuovamente Simba. In che modo? Andremo a smontare tutto l'allestimento interno, andremo a togliere tutte le pareti, andremo a sistemare quello che c'è da sistemare, dopodiché andremo a coibentare nuovamente il tutto e a rivestire con delle perline il tutto. Rete, soffitto, pavimento, eccetera, eccetera. Questo per poi perché? Ci siamo un attimo guardati in giro e abbiamo capito che se vogliamo viaggiare con la coibentazione attuale che c'è sul mezzo non è proprio il massimo. I sindaci già passati, insomma, ecco, diciamo sappiamo che abbiamo già le idee un pochino più chiare di quello che può fare per noi e cosa invece. Calcolate che Simba è stato coibentato, ma la sua coibentazione è stata fatta un po' al 50%, io la vedo un po' così, perché tutti i montanti sono ancora scoperti, tutta la lamiera è scoperta, c'è solo un pannello di legno che la divide con un rivestimento in PVC. La coibentazione interna c'è, ma sembra fatta un po' così a tratti. Quindi da questo punto di vista abbiamo optato di smontare tutto, di coibentare il tutto con Armaflex, quindi utilizzeremo solo ed esclusivamente Armaflex, dopodiché andremo a rivestire le sue pareti, il suo soffitto con i travetti di legno. Questi lavori prolungheranno la nostra partenza, ma pensiamo che sia meglio farli bene, oggi, esatto, ma non quando saremo in viaggio, ci perché siamo già passati. Ecco, quando siamo partiti con mare, ci siamo trovati dopo 5-6 mesi in Lapponia a meno 30, abbiamo capito che dovevamo fare un altro tipo di lavori e ad oggi preferiamo fermarci, temporeggiare, metterci sotto al lavoro per riuscire a partire senza questi pensieri ecco, o ripensamenti, ecco, perché ripensamenti soprattutto, perché poi partimo, sarà freddo, la neve si deposita sul tetto. Calcolate che in questo stato qui, tenendo il riscaldamento acceso, se la neve si deposita sul tetto, noi andremo semplicemente a scioglierla continuamente, appunto perché è a contatto solo con la lamiera, quindi il calore dell'interno andrà a riscaldare l'interno della lamiera, che nel frattempo l'esterno è ghiacciato, innevato, e questo è il significato di coibentazione inesistente. In realtà, come su Marley, quando nevica si deposita continuamente sul tetto, al punto di non sciogliersi, nonostante ci sia del riscaldamento acceso all'interno. Questo perché c'è una coibentazione. E ecco, noi dobbiamo appunto lavorare su questo, giusto Chiara? Giustissimo. Adesso inizieremo a smontare, a pulire, a sistemare tutto ciò che c'è da sistemare dietro l'allestimento. Dopodiché inizieremo con il vero e proprio allestimento, quindi coibentazione, rivestimento e progettazione di tutto quello che può essere l'interno, quindi l'arredamento interno, mettiamola così. Esatto. La cucina, il bagno, anche perché ad oggi ci siamo un attimo, tra virgolette, costretti a dover fare il bagno in un determinato posto. Perché? Per non smontare tutto quello che c'è di torno. Ma se noi andiamo a fare oggi il bagno, lo mettiamo lì, facciamo come dobbiamo fare, eccetera, eccetera, avremo sicuramente delle problematiche per quanto riguarda la sua coibentazione. Questo non deve essere assolutamente possibile, no. Non deve assolutamente succedere. No. Quindi è meglio che oggi, Chiara, se mettiamo moto, smontiamo tutto e rifamo tutto. Apriamo una parentesi, non abbiamo mai fatto un lavoro simile. Sappiamo ancora dove siamo. Noi siamo sempre ignoranti su tutto quello che facciamo, ma siamo qua per imparare, quindi se arrivano critiche, come sempre, ben vengano, vi ringraziamo. Però dateci il tempo di iniziare. Però non siate cattivi, che non ce n'è bisogno. Ecco, se c'è qualcuno a puntare il dito, ma... Cioè, raga, lasciate stare. Se c'è qualcuno che non c'ha niente da favore. Ecco, quello sì, va benissimo. Siamo a Verona, raga. E dobbiamo innanzitutto però, Chiara, trovare un posto dove poter riuscire a fare i lavori, perché noi siamo in un rimessaggio, in questo rimessaggio abbiamo semplicemente un posto al coperto per il camper e andiamo lì, facciamo i lavori lì, ma non possiamo tenere la roba fuori dentro costantemente. Ogni volta che smontiamo qualcosa la mettiamo fuori, ma poi la sera dobbiamo rimetterla dentro. Esatto. E quindi stiamo facendo un po' qua sul mare, un po' là sul mezzo, e non ci si capisce quasi più niente. Quindi stiamo più o meno sbattendo la testa per cercare un posto dove poter star fissi con il mezzo fermo, dove avere elettricità e riuscire tranquillamente a fare i lavori ogni giorno. Vabbè, a tal riguardo vedremo un attimo se abbiamo fuori qualche notizia, qualche idea, ma al momento non ce n'è sola.
Adesso andiamo a prendere, che ne? I guanti. I guanti, perché se stiamo a tagliare praticamente tutte le mani. Per la nera. Raga, ci stiamo improvvisando adesso falegnami o qualcosa del genere, ma ce la faremo come sempre. Dai che Mastro Giulio si è trasformato in Mastro Geppetto. È una. Dai, eh. Adesso lo smontiamo con calma. Opla. Smontata. Adesso andiamo a smontare la parete del bagno. Qui c'è il passaruota, quindi per forza di cose dobbiamo tenerci un gradino, che sicuramente andando a sradicare tutto questo piatto doccia qui sarà un po' più corto, un po' più basso. Olla. Vai. Vai, oh. Simba, che te rimettiamo a nuovo. Solo la porta esterna. Qui che è incollato pesantemente. Dove? Proprio alla base. E ci sta, perché basta che metti un po' di silicone qui sotto col peso. Cioè, ok, però non voglio far danni. Non voglio far danni. Grande! Vai! Oh. Abbiamo staccato la parete! Adesso non passa, si è castrato. No! Ok. Allora, vado a smontare la portella qui perché voglio andare a insonorizzare e inventare questi spazi dentro, perché qui all'interno è tutta la mia, quindi adesso cerchiamo un attimo di fare un isolamento acustico e termico. C'è freddo stamattina, eh? Questo è quello che andremo ad utilizzare. Questi sono autoadesivi. Poi con questo pennellino si va a schiacciare le bollicine per far sì che lui faccia il suo lavoro. Come potevo immaginare, c'è solo la mira, quindi questo non bene. Sentite il rumore, già cambiato. Una terminata, qui ho dovuto lasciare lo spazio per far scorrere il finestrino, altrimenti non andava giù. Qui abbiamo messo sia rivestimento acustico, questo qui, sia l'Armaflex, che è isolamento termico. Stanca, che è? Ma che è stanca? Abbiamo appena iniziato. Raga,
ci siamo fermati qui. Cioè raga, qua dal rifaccio il bagno al rifaccio tutto il camper, un attimo proprio, eh. Allora raga, siamo cotti. Tre. Oh, grande Simba. Abbastanza. E dalle, da che ora stamattina sono? Le 8:30 abbiamo iniziato. Sono le? Sono le 4:30. Comunque noi, avendo vissuto per 9 mesi nel nostro camper, ormai abbiamo capito quali sono le nostre esigenze e soprattutto che cosa vuol dire avere una buona coibentazione. Per farvi capire, la coibentazione è fatta in questo modo. Dove sta? Ecco. Ok. È semplicemente polistirolo appoggiato. Non c'è spazio dove possa girare dell'aria. Questo può portare a complicazioni riguardante umidità e chiaramente c'è troppo contatto con la lamiera esterna e interna. Interno. Tutti i montanti, questi qui, non erano isolati. Quindi questo comunque, visti i nostri viaggi passati, la neve, il ghiaccio, all'interno ci sarebbe stato davvero delle temperature drastiche. Sì. Almeno che non hai il riscaldamento a palla, e allora lì ti dico, ok, ma cosa succede? Il momento che vai ad abbassare la notte, come facevamo su Marley, il riscaldamento, le temperature nel camper si abbasserebbero drasticamente. E basterebbe semplicemente avere un problema sul riscaldamento, che nel giro di 5 minuti abbiamo un -20. Pinguini proprio. Questo vale anche per il caldo. Stessa roba, quando avremo troppo sole che batte contro la lamiera, tutti i montanti andrebbero a diventare praticamente incandescenti. Questo non va assolutamente bene per noi, che la nostra intenzione è viverci. Esatto. Un conto era farsi la vacanza e va benissimo tutto, lo usi una settimana, lo usi 2 settimane e va, chi se ne frega. Il famoso reggi. Camper da weekend, ecco. Come abbiamo sempre detto. Noi stiamo cercando di costruire la nostra nuova casa per il nostro lungo viaggio. Per chi ce lo chiede ancora, Yuki adesso è nel camper, Carolina è a casa della mamma e papà di Chiara. E partiranno con noi. Assolutamente sì, avevate dubbi? Partiranno con noi. Ma adesso abbiamo davvero da metterci sotto. Noi stiamo chiaramente dormendo su Marley. Esatto, è ancora casa nostra Marley, Fin quando non è finito Simba non possiamo trasferirci lì. Attualmente stiamo dormendo un po' qua, un po' là. Finiamo di lavorare qui, ci mettiamo su Marley e andiamo in qualche parcheggio a dormire. Primo che troviamo libero ci fermiamo e ecco, collassiamo. E siamo praticamente in un rimessaggio qui a Verona. Noi avevamo già questo rimessaggio, eravamo andati via in anticipo dalla scadenza dell'anno pagato. Avevamo circa tre mesi da sfruttare. Meno, sì. Abbiamo tra virgolette la fortuna di avere qui di fianco nessuno e quindi è lì che stiamo un po' scaraventando il tutto mentre facciamo i lavori, ma adesso inizia un po' a peggiorarsi la situazione perché non c'è esserci tanta roba. Dobbiamo, infatti stiamo accatastando tutta la roba che iniziamo a smontare, tanta la andiamo a buttare, per adesso iniziano un po' le problematiche perché abbiamo da smontare la cucina e tutti i mobiletti lì e tutta sta roba qui, praticamente non abbiamo un posto dove appoggiarla lì, fare i lavori, tagliare su misura i mobili, quello che servirà per finire l'allestimento. E da questo punto di vista qui, Chiara, se inventeremo qualcosa verrà fuori, speriamo. Marley qui di fianco, lo stavamo parcheggiato lì. Tutto questo l'avevamo previsto, avevamo lasciato un punto interrogativo in tutto questo lavoro. Avevamo intenzione di personalizzare l'interno del mezzo, o meglio, non chiamiamolo mezzo, chiamiamolo Simba. Poi butta l'occhio qua, butta l'occhio là, alla fine va a finire sempre che smonti tutto, che cambi tutto. Preferiamo metterci quello che ci serve e fare le cose con leggermente più calma rispetto a come avevamo fatto magari con Marley. Sistemare tutto esattamente come, magari anche sbagliando, perché ripetiamo come sempre che sappiamo. Noi non siamo qua ad insegnare niente a nessuno, anzi se avete consigli da darci sono ben accetti, perché noi non siamo professori e non siamo qui assolutamente a voler insegnare niente a nessuno, anzi. Siamo proprio dei novellini, non abbiamo mai preso in mano tra un po' una sega, un cacciavite o quant'altro, almeno io perlomeno. E perché io chiaramente? Beh, insomma, già più di me, dai. Sì, ma io con lo strumento oggi ho iniziato ad utilizzarlo. Comunque la nostra idea è quella di scoprire il tutto, andremo a fare la coibentazione con l'Armaflex. Tutti ne parlano assolutamente bene.
sappiamo che il costo potrebbe essere maggiore di quello di un allestimento magari fatto con il polistirolo, con la lana di roccia. Io sono allergico alla lana di roccia, quindi non possiamo utilizzarla. Ci sono sicuramente altri tipi di allestimenti più economici, ma abbiamo optato per l'ArmaFlex, primo perché è molto più semplice da applicare, è adesivo, lo tagli su misura, lo appiccichi e via. Dopodiché andremo a mettere dei travetti in verticale, che è, quindi eliminiamo tutti questi travetti che vedete qui, e da questo punto di vista guadagneremo anche del peso. Su, assolutamente, perché pesano un botto. Andremo a ricoprire tutta la parete con le perline di legno. Ecco, dopodiché queste perline non andremo a fare un rivestimento come magari poteva esserci su questo. Esatto, che c'era un linoleo, un così. Sì, PVC, tipo PVC da pavimento. Avete presente i pavimenti delle palestre? Sì, ecco, uguale, quella roba lì. Bello pesante, bello tosto. Chiaramente, andando avanti con i lavori, ci verranno assolutamente altre idee, altre cose da cui pensare, fare. Ma è arrivato un vicino, meno male che non arriva quello che sì, c'è qui. Esatto. Ma a quanto pare non ci dovrebbe essere nessuno, perché è una settimana che siamo qui, non c'è nessuno. Vediamo cosa viene fuori. Chiarè, noi siamo fiduciosi. Mamma mia, bisogna sempre essere fiduciosi, ecco, e positivi. E quindi, raga, se vediamo al prossimo lavoro piano piano, ya famo. Adesso cercheremo un attimo di proseguire duramente tutti i lavori, ya famo. Come sempre, Hakuna Matata. Ciao raga.